Ciao a tutti, popolo del tubo! Ebbene sì, ragazzi, sono tornati i gameplay. Sono tornati i gameplay perché? Perché sembra che noi italiani, io mi sono informato, io prima mi informo e poi faccio le cose, quindi ho fatto passare un po' di tempo. Mi sono informato e pare proprio che la Coppa, la legge americana, insomma, questa qua famosa, non possa multare gli YouTubers che stanno fuori dal territorio americano, essendo appunto una legge americana. Quindi, anche se questo video io l'ho messo come non per bambini, perché io non mi rivolgo a un pubblico di bambini, non sto qui a giocare con l'orsetti a fa la 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 la, quindi, però, non si sa mai che un giorno la Coppa dica: "Ah, questo video è per bambini, invece tu non metti i bambini multa". Io di quella avevo paura, invece non ci possono andare, non ci possono fare le multe, quindi male che va, ci danno uno strike, chi se ne frega, cancelleremo i video, che dovremmo fare? Ma visto che per il momento sembra che i miei video, la fascia di questo dei gameplay che faccio io, vada nella green area, cioè quell'area che non è né per grandi né per bambini, insomma, né destra né sinistra, insomma, è una cosa che può racchiudere ogni fascia d'età, quindi questa è la famosa green area che la Coppa non tocca. Quindi i gameplay di farming dovrebbero essere a posto, non dovrebbero essere a rischio. E quindi Robby ha deciso di tornare, ragazzi, tornare, tornare, tornare. Qui tra l'altro succedono cose strane, gli alberi che oltrepassano i muri. Vabbè, comunque, ragazzi, io più ormai era un mese e qualcosa che non facevo più gameplay su YouTube. Sono andato avanti con la serie su Twitch, ragazzi. Vi faccio un breve riepilogo, come potete vedere. Questa puntata sarà un lungo riepilogo. Come potete vedere, ho comprato tutta la zona sopra, ma già lo sapevate, no? Per metterci le fabbriche. Ho venduto il biogas perché non mi serve più, perché ho messo il fermenter in farm, quindi l'insilato me lo faccio col fermenter. E per il resto, ragazzi, i campi sono questi. Per il momento non credo proprio di comprarne altri. Come vedete, i campi 7, 5, 6 e 1 sono pronti, sono tutti a frumento che mi servono per produrre farina, che a sua volta mi serve per produrre il pane. Poi i campi 4, 2, 3, 28, 25 sono stati tutti trinciati, erano a mais e sono stati tutti riseminati a mais. Io faccio la minima lavorazione, me ne frego dell'aratura, perdo quel 10%. Ma non me frega, il mais perlomeno me lo faccio tutto con la minima lavorazione. Quindi c'è da trebbiare il frumento e c'è da fare tutto un bel giro delle fabbriche. Adesso vi porto a vedere anche i frutteti. Venite con me, come vedete, sul frutteto facciamo un riassunto. Ci abbiamo i peperoncini, ci abbiamo le mele, cioè i pomodori, scusate, ci abbiamo i limoni. Ci abbiamo le zucche e ci abbiamo i cetrioli. Tutto questo ci servirà ovviamente per fare i sottaceti. Mentre qui abbiamo l'olivo che ce l'ho solo io, questa fabbrica d'olivi qua la trovate solo da Robbymel, che ci serviranno per fare il vino che vedete, scusate, l'olio che troverete solo sempre da Robbymel. E poi qua c'ho il fermenter, ragazzi. Il fermenter, eccolo qua, dove c'ho un sacco di insilato, penso. Beh, in realtà manco sì, dai, comunque via, 333.000 litri, non è male, ragazzi, non è male. Poi in farm ho tolto, ragazzi, il come si chiama? No, aspetta, siamo in farm, siamo dalle mucche. Ho tolto, ragazzi, che ho tolto, non mi ricordo più, manco che ve lo devo far vedere. Aspetta che sono rimasto incastrato. Mannaggia le collision di farming. Dicevo, ragazzi, anche qua ho tolto praticamente il carro miscelatore. Quello lì portatile e ho comprato quello, lo Stratumann che lo riempo direttamente sotto qui con la produzione di razione mista, come potete vedere. Vi sto facendo un super super riassunto. E poi, ragazzi, sempre qua sopra ho messo una nuova fabbrica, ho messo una nuova produzione, ho messo la produzione di fiori che mi serviranno per produrre il miele. Quindi, come potete vedere, questa è la fabbrica di miele che accetta, come vedete, l'acqua, i fiori che sono finiti, tra l'altro ce li dobbiamo mettere, sentite che rumori di api, e come vedete produce dell'ottimo miele biologico, perché qua andremo appunto ad usare solo letame ed acqua, quindi più biologico di così, si muore, ragazzi, insomma, ecco qua, miele biologico, Robbymel 81, ragazzi. Poi questi sono ovviamente
i fiori che adesso andremo ad inserire nella fabbrica, e poi c'è la fabbrica del CCM, il molino del CCM. Qua dentro, ragazzi, ci mettiamo il, che adesso è praticamente tutto vuoto, qua dentro ci mettiamo il mais che esce CCM grezzo, che poi va insilato. Questo è il letame comprato a pallet per la serra. E poi ovviamente su ogni produzione, ragazzi, ho usato i muletti, perché è molto più semplice inforcare i pallet con i muletti. Adesso, ragazzi, andiamo a prendere altri fiori perché servono. Quindi questa è una puntata, ragazzi, più di riepilogo. Andiamo a prendere altri fiori e poi, ragazzi, a fine puntata faremo un mega acquisto, forse. No, non faremo nessun mega acquisto perché c'è 28.000 euro. Che mega acquisto vuoi fare? Possiamo provare a vendere la roba se famo qualche euro, ma ci credo poco, ragazzi, ci credo poco. Ok, prendiamo le prime piantine. Le prime piantine, ragazzi, le portiamo, ragazzi, qua. Piano. Vedete, purtroppo qua è scollina, e se scollina, Robby se perde i vasi. Aspettate, ecco. Ok, senza perdersi i vasi, li appoggiamo al muletto. Ok, lì, ragazzi, voglio dire, ci vanno i fiori. Aspetta, ok, non so perché stavo... Ecco fatto, fiori, scaricami i fiori. A posto, 4.000 di fiori, così tanto il miele continua ad essere prodotto. Andiamo a prendere un altro bancalotto. Quello no, perché ovviamente sta ancora in produzione. Robby non è un mulettista, cioè Robby il mulettista, secondo me. Allora facciamo così, perfetto, facciamo così. Oh, andiamo, Robby il mulettista. Robby mulettista provetto, che non è proprio perfetto. Ok, anche la fabbrica del miele sta a posto, ragazzi, quindi del miele, azienda agricola Robby Miele 81, perfetto. A posto. Poi adesso andiamo a vedere altre fabbriche, ragazzi. Vediamo un attimino. Allora, questo, ragazzi, è il vigneto. Non sta mal vigneto qua. Vabbè, dopo vi faccio vedere. C'ho anche io il vigneto, quello con le signorine. E questa è la fabbrica del vino. Vedo che c'è del vino da vendere. Ok, allora un attimo, switchiamoci sul camion. Vediamo se trovo dov'è il camion. Vediamo un attimino dov'è il camion. Mi si è perso il camion, raga. Non è possibile. No, il camion questo. Eccolo. Questo, ragazzi, adesso ci serve per andare a vendere un po' di prodotti. Iniziamo con il caseificio. Con il caseificio Robby Miele 81. E carichiamo. Come vedete qui, ragazzi, abbiamo dell'ottimo gelato artigianale. Eccolo qua, azienda agricola Robby Miele 81. E il formaggio, che non è più... non è più parmigiano reggiano, così, ragazzi, non mi stressate più con la cosa, perché alcuni lo fanno, alcuni mi hanno stressato da dire: ah, ma se fai parmigiano non puoi fare insilato. Ecco fatto, non è più parmigiano, è un formaggio casareccio Robby Miele 81. Ok, abbiamo caricato, adesso giriamo e andiamo a vendere tutto nel nostro centro spedizioni. Ragazzi, poi dopo togliamo quel trattore da lì che impiccia. Il nostro centro spedizioni, ragazzi, che me lo sono messo qua nella zona, diciamo nella mia zona industriale, perché così faccio prima a spedire i prodotti, cioè loro li prendono, li spediscono. Questa, ragazzi, è la fabbrica di sottaceti di Robby. Praticamente questo è lo zuccherificio di Robby, non so se ve l'avevo fatto vedere, pensa di no, perché anche questo l'avevo messo su Twitch, zuccherificio di Robby. Ecco qua, ragazzi, questo è il mio centro spedizioni. Come potete vedere, centro spedizioni prodotti, qua si caricano i prodotti e vengono spediti in tutto il mondo i prodotti dell'azienda agricola Robby Miele 81. Adesso ci mettiamo qua, scarichiamo, no, aspetta, sì, aspetta, però forse è meglio scaricarli a terra, aspetta, se no non li vende. Scarichiamoli a terra per bene, un attimo, che Robby, sapete che chi segue Robby su Twitch sa che Robby con i camion non è proprio il massimo della sicurezza e dell'esperienza.
Ok, 111.000 euro solo da una parte dei prodotti, quindi mi sa, raga, che a fine puntata l'acquisto lo famo. A fine puntata l'acquisto lo famo, raga. Me lo sento che a fine puntata l'acquisto lo famo. Intanto io, come vedete, non amo prendere le strade normali. Devo per forza prendere le strade queste qua. Allora, sbagliato, questo è il panificio. Cicco. Ho pure venduto, ragazzi, la fabbrica del compost, perché non ce la faccio, sta dietro a tutto. Come vedete, non c'è più la fabbrica del compost. Ci metterò qualche altra fabbrica. Per il momento quella zona lì è vuota. Vabbè, nella realtà succede che chiudono delle fabbriche e magari ci sono zone vuote, capannoni abbandonati, voglio dire. Queste, ragazzi, sono le mozzarelle, non so se l'avevo fatte vedere, mozzarelle Medi Robby Mel 81, mozzarelle, ragazzi, in pratica ho preso, nella realtà questo edificio qua fa il burro, ma io ho deciso di metterci mozzarelle, di modificarmelo. Ok, carichiamo le mozzarelle, quindi abbiamo venduto il gelato, vedete, ci ho cambiato pure la texture, guardate, vedete che sono mozzarelle, le mozzarelle di Robby. Praticamente ho caricato il gelato, ho caricato il formaggio e adesso mozzarelle e yogurt, ragazzi. Questo è il mio yogurt, ecco qua, vedete, yogurt azienda agricola Robby Mel 81, e anche questo è caricato e anche questo è da portare al centro spedizioni, ragazzi. Andiamo al centro spedizioni, che tanto sta qua. Allora, così ci abbiamo, vendiamo tutta sta roba e ci abbiamo i soldini per fare i cosini con i cosetti. Quelli, ragazzi, sono i miei prosciutti, la fabbrica dei miei prosciutti. Adesso qui prima c'era il mattatoio, ma l'ho tolto, ci ho messo la fabbrica di sottaceti perché vedo inutile produrre prosciutti e averci pure il mattatoio, ma chi se ne frega, facciamo solo carne di maialetto che rende pure di più. E buonanotte al secchietto. Ok, scarichiamo pure questi prodotti qua, ragazzi, scarichiamo pure questi prodotti, caseifici, caseilari, case come vi pare. Ok, vediamo quanto ci arriva questa puntata, ragazzi. Non facciamo agricoltura, vendiamo solo prodotti, quindi se qualcuno deve scrivere sotto i commenti sì, ok, ma l'agricoltura, oh, senti, non c'è stressa, volemo le fabbriche, va bene, non c'è stressa, arriverà anche l'agricoltura. Oh, non ce la faccio a dire non c'è stressa, provateci un po' voi, raga, non c'è stressa, non è facile. Allora, poi, ragazzi, continuiamo a fare il giro, prendiamo il pane quotidiano, che è molto importante, ragazzi. Cerchiamo di caricare solo quelli pronti, però non carichiamo il terzo. Vediamo un attimo, uno e due, basta. Poi il pane l'abbiamo caricato, adesso direi di andare a vedere il vino, l'olio e i prosciutti, ragazzi. Il vino, l'olio e i prosciutti, poi portiamo tutti gli ortaggi alla fabbrica dei sottaceti, così facciamo partire pure la produzione dei sottaceti. Qua, ragazzi, ci dovrebbe essere la cantina, abbiamo fatto il giro largo, sapete che Robby non ama mai prendere le strade corte. Allora, aspetta, mi devo infilare qua dentro senza far danni. Ok, sir, nice to meet you. Caricare, ragazzi, vino. Abbiamo caricato il vino, ma adesso andiamo a caricare l'olio d'oliva, ragazzi, l'olietto d'oliva. E che rimane, che avevo detto, l'olio d'oliva e non mi ricordo più, ragazzi, l'olio d'oliva e non mi ricordo, ah, i prosciutti, olio d'oliva e prosciutti. Così, ragazzi, stiamo a posto. Sto trattore sta in mezzo, raga, perché il trattore piccolo lo uso per trasportare i prodotti da una fabbrica all'altra, tipo, che ne so, la farina al panificio, il sale al prosciuttificio, capito? Per le cose quelle un po' più piccole, mi è rimasto lì, però è ora un po' di toglierlo. Olio d'oliva, ragazzi, olio d'oliva by Robby Mel. Ok, perfetto, anche l'olio d'oliva è carico. E adesso un paio dei bancali dei prosciutti, che tanto ci dovrebbero entrare. Un paio di bancali di prosciuttini che ci dovrebbero entrare, ragazzi, credo, spero. Vediamo un po'. Tre, ce ne sono tre, ma secondo me non ce ne vanno tre. Occhio però che mi carico il sale, non mi serve il sale.
Aspetta, ma avvicina i prosciutti, non si sa mai. Vai. Ecco, te pareva. Ma ha caricato proprio quello che non mi doveva caricare. Vabbè. Ok. Dai, dai, che c'avemo da fa. Dovemmo andare a scaricare. A caricare, insomma, la fabbrica di sottaceti. Allora, arriviamo qua. Perfettissimo. Scarica. Altri soldi. Dai, raga, speriamo che arriviamo almeno a 400.000 euro. Perché l'acquisto che mi voglio fare io è molto costoso. Allora, 102.000 euro. L'acquisto che mi voglio fare io è molto costoso. Molto costoso. E niente, raga, mi sono venduto tutto quasi. Quindi direi di... Allora, fatemi controllare come sta il sale qua. No, il sale c'è. Ok, c'è tutto, perfetto. Ok, niente raga, io direi di andare a caricare adesso i nostri ortaggi. I nostri ortaggi. Però aspetta, c'è anche qualcos'altro da vendere. Ad esempio i peperoncini, li possiamo vendere i peperoncini, perché non servono nella fabbrica dei sottaceti i peperoncini. Quindi andiamoci a vendere pure i peperoncini, va. Andiamoci a vendere pure i peperoncini. Di solito io sti viaggi li taglio. Ma oggi non taglio niente, ragazzi, perché è una puntata bella, perché sono tornato su YouTube a fare i gameplay e quindi bisogna festeggiare. Intanto le signorine non ci sono più nel vigneto, quindi probabilmente è finita l'acqua. Poi ci penso dopo io a sistemarla. Ok, allora, carichiamo i peperoncini e i limoni, che sono quelli che non ci servono nella produzione. Ecco fatto, peperoncini e limoni, che sono quelli che non ci servono per la produzione di, come si chiama, di sottaceti. E poi veniamo a caricare zucche, pomodori e cetrioli, che invece ci serviranno. Faccio un piccolo taglio. Eccoci arrivati, peperoncini e limoni biologici dell'azienda Robimel 81, da scaricare e vendere. Vediamo un po'. Dai raga, siamo arrivati a 400.000 euro. No, non li vendi i peperoncini, porca miseria. I peperoncini qua non li vende, probabilmente è da aggiornare il punto vendita, quindi li dobbiamo andare a vendere al punto vendita 2, porca miseria, al punto vendita 2, o comunque all'altro punto vendita, c'è poco da dire e poco da fare, ci tocca viaggiare. Allora ragazzi, li scarico qua e poi i peperoncini me li vendo dopo, a fine puntata. Allora facciamo così, li scarico qui, così intanto io vado a caricare le cose che servono alla fabbrica dei sottaceti. Ad esempio la prima cosa che serve è i pomodorini. Poi un'altra cosa che serve sono le zucche, quindi pomodorini, zucche. Però con le zucche bisogna stare attenti, perché mo io lo so che mi carica pure gli olivi. Io sono sicuro che mi carica pure le olive. Come posso fare, raga? Come posso fare? Ci posso andare di punta qua così? Mi carica pure le olive. Io lo so che mi carica pure le olive. Allora facciamo una cosa, carichiamo prima i cetriolini. Ok. E adesso cerchiamo di prendere le zucche. Solo le zucche, ma sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Io mi ci attacco, ma... E infatti mi ha preso tutto meno che... Lo sapevo io. Mi ha preso tutto meno che... Che amarezza, ragazzi. Vabbè, oh, se l'andiamo a vendere sto olive, tanto ce l'ho strapieno l'oliveto lì, il coso, il frantoio ce l'ho strapieno di olive, quindi queste me le posso pure vendere. Dai, andiamo a scaricarla alla fabbrica dei sottaceti. Avevo già caricato un po' di zucche, tra l'altro, quindi adesso con i pomodori e i cetrolini dovremmo riempire tutto. Aspetta, tutta agità, vai. Vediamo un po' quello che si prende. Si è preso tutto praticamente. Si sta a prendere tutto, se non mi sbaglio. Un attimo, ricarico. Provo a riscaricare. No, sì, ok, si è preso tutto. Perfetto, giustamente. L'unica cosa che non si è presa sono le olive, che adesso noi però andremo a portare da un'altra parte. Vediamo se serve altro. No, non serve nient'altro. E quindi... Ok ragazzi, ho fatto un piccolo taglio, perché sennò qui non ne usciamo più, non finiamo più. Ragazzi, vi faccio l'acquisto, perché ormai i soldi ce l'ho, ragazzi. Penso proprio che me lo posso permettere. E lei, ragazzi, è lei, la mia fantastica CR1090. Ma non mi bastano i soldi. Porca
Porca miseria, non mi bastano i soldi. Mi sa, mi tocca vendermi qualcosa. Che mi posso vendere, raga? Porca miseria, mi serve tutto di quello che ho. Raga, mi devo vendere qualcosa. Vabbè, faccio un altro po' di debito, dai. Mi vendo questo, che tanto adesso non mi serve, 18.000 euro. Ma mi sa che non mi basta, perché poi la lama, non la compro la lama. Vediamo un po' se ce la faccio, ragazzi. La CR1090 è il mio sogno. Ok, mi sono rimasti 10.000 euro. Quanto costa la lama? Quanto costa la lama della CR1090? 89.000. Porca miseria, non mi può bastare. Vabbè, raga, debito. Se me lo fanno, perché non mi ricordo manco se l'avevo ripagato. Sì, debito! Debito, 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 debito. Debito. Vediamo un po', vediamo un po'. CR1090 sia, CR1090 sia, CR1090. Aspetta, dove sta? Questa è quella a 13 metri. CR1090 sia! Dove me l'ha messa la lama? È sparita la lama. Ok, ragazzi, la lama me l'hanno messa di fuori, non so per quale motivo. Vabbè, con lo store delivery succede a volte, eh. Succede che ti fa spawnare le cose da altre parti. Allora, vediamo un po' se riesco mo a capire come infilarla. Aspetta un attimo. Perché mi sa che la devo spostare, che ecco fatto, mi stava proprio in mezzo alla pianta. Ma no, raga, mi sa che rovino un po' di raccolto, e non ci posso fare niente. Ci posso fare niente, raga, non ci posso fare niente. Purtroppo me l'ha spawnata lì. Me l'ha spawnata lì, ragazzi, però che bellezza e che soddisfazione, ragazzi. Che bellezza e che soddisfazione la CR1090. E posso finalmente iniziare a trebbiare proprio come si deve, nel vero senso della parola. Posso iniziare, ragazzi, a trebbiare come si deve, nel vero senso della parola. Io, ragazzi, spero che questo ritorno su farming vi sia piaciuto nei gameplay. Poi ho intenzione che quando uscirà la mappa di Black Sheep di iniziare una serie old, proprio old, con mezzi piccolini che non vanno sopra magari ai 200 cavalli. Sarà divertentissimo portare una serie così. E niente, ragazzi, io come al solito ringrazio i miei amici abbonati, che sono coloro che mi fanno andare avanti su YouTube. Grazie mille, senza di voi Robby avrebbe già chiuso baracca e burattini, quindi grazie mille. Se anche voi volete sostenere il mio canale, volete entrare in questa lista di nomi che mi aiutano a vivere, in descrizione ci sono i diversi tipi di abbonamento a secondo delle vostre necessità e del vostro buon cuore. Vi ricordo inoltre che oggi pomeriggio alle 16 e questa sera alle 20.30 sono in live su Twitch. Quindi, ragazzi, se volete venire a trovarmi, sono qui. E che potete comprare Farming e tanti altri giochini a prezzo scontato dal link di Instant Gaming qua sotto. Anche 70% in meno, ci sono i saldi di Natale. Controllate, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao!